Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo. Oggi siamo nel video analisi fantacalcio della Juve. Io vi ricordo che questi, vabbè, la solita premessa per chi non ha visto i video, se andasse a vedere, perché vi faccio la premessa su come sono vestito e poi vi dico come avere la guida su Fanta più 3, perché infatti questo video è in collaborazione con Fanta più 3. Il link lo trovate in descrizione e poi nei scorsi video vi mostro anche come scaricare appunto la guida. Anzi, vi dico, non vi mostro. Quindi io direi di partire subito con la Juventus. Partiamo con la formazione titolare, che è un 4-2-3-1. In porta Szczęsny, terzino sinistro Alessandro, Chiellini, Bonucci, qua c'è scritto Benatia perché lo scambio clamoroso non si era ancora fatto. E vabbè, io dico Benatia, però su Bonucci diciamo che vi do una valutazione io. A destra Cancelo, poi in mediana Matuidi Pjanic, a destra Douglas Costa, centro trequartista, no, centrale, vabbè, Dybala, a sinistra Mandžukić, punta Cristiano Ronaldo. I ballottaggi sono infiniti per questa Juve, dove troviamo le percentuali, non ve le dico perché diciamo che hanno tutti la stessa probabilità, secondo me. Però dove troviamo il ballottaggio Szczęsny Perin, ballottaggio Benatia Caldara, ma io direi Benatia Bonucci. No, direi Benatia Bonucci, Chiellini, Rugani, Cancelo, De Sciglio, con Quadrado che può essere adattato terzino, Matuidi, Emre Can, Douglas Costa, Quadrado, Bernardeschi, quindi Douglas Costa, Quadrado, Bernardeschi, Pjanic, Khedira, e basta, sono finiti, sì. La possibile sorpresa, loro dicono Alessandro, perché comunque lo scorso anno è stato fallimentare, ma io vi do il nome di... Ma chi può essere la sorpresa in questa Juve? Difficile. Emre Can, va, la butto lì. Emre Can farà 10 gol quest'anno. Cioè, come cazzo fa a trovare uno che può sorprendere nella Juve? Sono tutti quanti forti. Allora, quindi, partiamo appunto con il portiere e vi dico le valutazioni. Da Szczęsny a Benatia, quindi Szczęsny, Cancelo, Benatia, tutti e tre 7 su 10, ovviamente. Chiellini invece 6 su 10, perché sta calando un po' di prestazioni, e ovviamente io a Bonucci gli do un 7 su 10 perché alla Juve è sempre stato molto molto forte. Alessandro invece 7 su 10, quindi come Benatia, Cancelo, Szczęsny e Bonucci. Ovviamente qui vi consiglio di prenderli tutti, non c'è chi, forse ecco, Chiellini lo consiglio di meno, ma sono da prendere tutti quanti. A centrocampo Pjanic è valutato 7 su 10, top di reparto che garantisce moltissimi bonus. L'altro invece è Matuidi, 5 su 10, ma più che altro perché i bonus sono pochi, ma molte volte il voto buono lo porta, anche se a volte viene sporcato da un'ammonizione. Sulla tre quarti Dybala 8 su 10, ovviamente. Douglas Costa 7 su 10, può portare tantissimi assist, ma i gol diciamo che scarseggiano, però ovviamente se fa 20 assist nessuno li butta via. Mandžukić 5 su 10 e poi Ronaldo 10 su 10, niente da dire. In panchina ve li dico tutti perché tanto sono tutti forti. Perin 6 su 10, De Sciglio 4 su 10, qua dice Caldara ma non ve lo dico, inutile, però 6 su 10, anzi ve l'ho detto. Barzagli 5 su 10, Rugani 6 su 10, Spinazzola 4 su 10, Sturaro 2 su 10, Emre Can 5, Bentancur 5, Khedira 6, Marchisio 3, Quadrado 6, Bernardeschi 6, Piazza 3, Higuain 5, Favilli 1. Favilli e Higuain dovrebbero andarsene, anzi Higuain se n'è andato, perché è ufficiale al Milan, ovviamente. Niente ragazzi, io come voto alla Juve do 5 stelle e mezzo su 5 per farvi capire, e non ho nient'altro da dire, inutile che vi parlo della Juve. Io vi saluto e vi vedo, non ce n'è nessuno, perché è tutto sotto controllo, bella.